Siete degli appassionati di cartoni animati? Allora avrete sicuramente desiderato almeno una volta nella vita di incontrare i vostri beniamini in carne ed ossa. Dalle principesse Disney al cittadino di Springfield più amato di sempre. Iscrivetevi rapidamente al canale perché stiamo per presentarvi gli idoli dei cartoni che avete sempre sognato di incontrare. Numero 11. Pocahontas. Se eravate bambini negli anni 90, avrete sicuramente visto questo cartone animato prodotto dalla casa cinematografica Disney, che prende il nome dalla sua protagonista. Per tutti gli altri, proponiamo di seguito un piccolo riassunto. In questa pellicola del 1995, liberamente ispirata alla vita di una donna nativa americana chiamata Pocahontas, l'eroina amante della natura incontra l'inglese John Smith, di cui si innamora, e i colonizzatori provenienti da Jamestown, in Virginia. L'artista finlandese Jirka Vatainen ha utilizzato delle tecniche di composizione fotografica e di pittura digitale per creare una versione realistica di questa principessa senza corona. La figlia del capo villaggio che alla fine del film dice addio al suo amato per prendersi cura del suo popolo. La Pocahontas realizzata al computer da Jirka, la protagonista del cartone animato, e questa donna vestita con gli stessi abiti della sua eroina sono praticamente identiche. I lunghi capelli neri che svolazzano al vento, il naso lungo e appuntito, la mascella spigolosa, il broncio diffidente e la sua figura snella e slanciata la identificano senza lasciare spazio ai dubbi. Non sappiamo chi sia la modella che indossa il costume di Pocahontas, ma dobbiamo ammettere che la sua somiglianza con il personaggio del lungometraggio Disney e la creazione di Jirka è davvero notevole. Numero 10. Vaiana. Tra tutte le principesse uscite dalla casa cinematografica Disney negli ultimi 10 anni, Vaiana, o Moana in lingua originale, è sicuramente una delle preferite delle bambine di tutto il mondo. È un'adolescente coraggiosa che si imbarca in un'avventura pericolosa per salvare il suo popolo e la sua terra da una minaccia imprecisata, portando a termine un'impresa inconcepibile. L'illustratore Jirka Vatainen le ha offerto un tributo con questo disegno estremamente verosimile, che la ritrae in tutto il suo splendore. La doppiatrice che ha donato la voce a Vaiana, la hawaiana Aulii Cravalho, somiglia in tutto e per tutto al personaggio che interpreta. Sebbene la Disney avesse ultimato la creazione della sua ultima principessa ben prima di ingaggiare un'attrice in carne ed ossa che ricoprisse il suo ruolo, non possiamo non notare che l'aspetto di Vaiana sembra modellato sulla giovane Aulii, che ha per giunta la stessa età della protagonista del cartone. Potrebbe essere stato proprio questo particolare permettere alla doppiatrice di immedesimarsi nel suo personaggio ed entrare in empatia con Vaiana. Per il suo ruolo in Oceania, Aulii è diventata l'attrice più giovane ad aver mai interpretato una principessa Disney. Lasciamo da parte per qualche momento le principesse Disney e procediamo con dei disegni che vi faranno sicuramente venire i brividi. Incontrare uno di questi personaggi nella vita reale potrebbe non essere il massimo del divertimento, soprattutto perché il loro aspetto sarebbe decisamente molto inusuale per il pianeta Terra. Non perdete altro tempo e immergetevi nelle profondità dell'oceano per incontrare gli abitanti di Bikini Bottom. Numero 9. Squid di tentacolo. Cominciamo col personaggio più brontolone di tutto il fondale marino. Squid di tentacolo è un calamaro che abita a poca distanza da SpongeBob, la spugna di mare protagonista del cartone. Quando vi mostreremo questi tre disegni, dovrete tenere a mente soltanto un particolare. Di sicuro non è il personaggio più affascinante del mondo. L'illustratore tridimensionale Miguel Vázquez ha trasformato la sua personale versione di Squid in una figura eroica degna del miglior film d'avventura. Avevate mai pensato che un giorno avreste visto un calamaro antropomorfo con tanto di peluri e pettorali muscolosi? Ingolfato in questo abitino attillato, che evidenzia un fisico molto diverso da quello che ricordavamo, ci fa un'impressione strana che non riusciamo ancora a definire. Le immagini successive invece colgono appieno la sua personalità. In questo disegno Squiddy somiglia più a un alieno che a un calamaro, ma nonostante la caricatura che gli ingrandisce la testa e il naso, il suo broncio è inconfondibile. L'ultima immagine che vi mostriamo è senza dubbio la più realistica. In questo disegno Squiddy non sembra comunque un calamaro, ma ha la sua caratteristica espressione annoiata e infastidita che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Autori di queste caricature, palesatevi, ci piacerebbe farvi complimenti. Numero 8. SpongeBob e Patrick. Passiamo ai due migliori amici di Bikini Bottom, SpongeBob, la spugna di mare, e Patrick, la stella. Reinventati in una chiave antropomorfa decisamente disturbante. La loro amicizia caratterizza tutta la serie animata e si basa su alcune caratteristiche condivise: l'allegria, l'ingenuità e la dolcezza.
Non vediamo nessuna di queste qualità nei disegni che vi stiamo mostrando, ma la loro identità è inconfondibile. SpongeBob è una spugna e di conseguenza ha una forma squadrata, come una persona senza collo. Patrick invece è una stella marina e la sua testa a punta non lascia spazio all'interpretazione. Questi due brutti ceffi sono proprio i personaggi più amati di Bikini Bottom. È difficile immaginare i due migliori amici in un contesto reale come la città, perché le loro caratteristiche corporee non permetterebbero un'integrazione semplice tra la popolazione umana. Per fortuna ci ha pensato Miguel Vázquez a renderli umanoidi per noi, risparmiandoci la fatica di immaginarli per conto nostro. Dopo aver visto queste immagini, siamo abbastanza sicuri che farete molta fatica a guardare il cartone in televisione senza rabbrividire. Al posto della simpatica spugna gialla e della tenera stellina rosa, abbiamo queste due creature mostruose, deformi e inquietanti, che ci fissano dall'altra parte dello schermo. SpongeBob e Patrick sono usciti dall'acqua per diventare due mutanti in grado di camminare sulla terraferma, ma pensate davvero che sia stata una buona idea? Noi non siamo così convinti. Alcuni personaggi dei cartoni animati dovrebbero rimanere per sempre così, come li abbiamo conosciuti, non credete? Numero 7. Buzz Lightyear. Se vi siete ripresi dalle immagini raccapriccianti dei personaggi di Bikini Bottom, siete pronti per lanciarvi verso l'infinito e oltre, grazie a questa illustrazione dell'artista brasiliana Raoni Neri, che ha adottato un approccio meno spaventoso nella creazione del suo Buzz Lightyear antropomorfo e può mostrarci un effetto decisamente più piacevole. Buzz è una guardia spaziale e nel cartone animato Toy Story funge prima da antagonista e poi da migliore amico per il cowboy Woody. Il lungometraggio prodotto nel 1995 dalla Pixar Animation Studios e rilasciato dalla Walt Disney Pictures ha conquistato adulti e bambini con il suo enorme successo. Adesso è il turno di Buzz di conquistare gli spettatori di questo video, in particolar modo le signore. In questo disegno l'astronauta non indossa il suo casco spaziale e mostra chiaramente il suo visetto accattivante. Da piccoli volevamo essere lui e ora, da grandi, vorremmo uscire con lui. La sua evoluzione è davvero degna di nota. Nella seconda illustrazione, Buzz indossa la tuta con tanto di cappuccio protettivo e somiglia distintamente al protagonista di qualche film di fantascienza pronto a salvare il suo pianeta da una minaccia aliena. Quante cose si possono fare con un computer e un buon programma di fotoritocco? Secondo voi gli autori di queste immagini sarebbero disposti a trasformare anche noi in una squadra di supereroi affascinanti? Numero 6. Braccio di ferro. Quando guardavamo questo cartone animato da bambini, pensavamo davvero di poter diventare grandi e forti mangiando soltanto spinaci. Braccio di ferro è un marinaio un po' acciaccato, con avambracci muscolosi, occhi storti e viso perennemente imbronciato. Fuma la pipa senza interruzione, tiene sempre a portata di mano un barattolo di spinaci dal quale trae tutta l'energia necessaria per sconfiggere i suoi nemici. Ha un carattere litigioso e una voce rauca che potrebbero spaventarci. Ma la sua fidanzata, Olivia, sa sempre come ammansirlo. Il rivale di Braccio di Ferro è Bruto, un energumeno muscoloso che cerca di soffiargli la ragazza in ogni puntata del cartone. Il personaggio principale si ispira a una persona realmente esistita. Stiamo parlando di Frank Rocky Figel, un uomo di Chester, nello stato americano dell'Illinois. Frank viveva nella stessa città del creatore di Braccio di Ferro, Elsie Chrysler Segar. Aveva un occhio solo, il mento sporgente, fumava la pipa e veniva spesso coinvolto nelle risse. Vi proponiamo diverse versioni del marinaio più nervoso del mondo. Questa illustrazione di Hossein Diba è probabilmente la più somigliante al vero Frank Figel. Lee Remao invece lo ha riproposto in formato intero con un fisico che farebbe invidia a qualsiasi appassionato di fitness. Siamo sicuri che Bruto non avrebbe mai il coraggio di avvicinarsi a un colosso come questo. Rick Baker, infine, è un artista di effetti speciali che ha vinto 6 premi Oscar e ha deciso di creare una versione di Braccio di Ferro al passo con i tempi. Dal momento che il marinaio è diventato famoso negli anni 30, al giorno d'oggi avrebbe probabilmente un aspetto simile a quello che state vedendo, rugoso e cascante. Nemmeno gli spinaci possono contrastare l'avanzare degli anni. Numero 5. Bart Simpson. Un altro personaggio che non vorremmo mai incontrare di persona è Bart Simpson, e non solo per il suo carattere dispettoso e petulante. La prima versione che vi mostriamo è molto fedele al suo aspetto originale, al punto tale da rispettare la posizione bizzarra delle labbra sul mento. La sfumatura gialla è attenuata per renderlo leggermente più antropomorfo, ma il risultato rimane agghiacciante. A proposito, sapevate che gli abitanti di Springfield sono gialli per risaltare quando si fa zapping alla televisione?
José Indiba ci propone una versione di Bart molto più realistica, in cui indossa la sua classica maglietta rossa e ha un mento ben distinto. Secondo voi questo Bart sarebbe un bulletto anche nella vita reale oppure apparterrebbe semplicemente al gruppo dei ragazzi più popolari della scuola? Ditecelo nei commenti! Se nutrite qualche speranza di redenzione nei confronti di questo diavoletto, tenetevi pronti a guardare la prossima illustrazione, perché vi farà sicuramente cambiare idea. Sebbene le caratteristiche principali di Bart siano comunque ben visibili nel disegno, questa versione sembra avere l'obiettivo di mostrarci il suo aspetto interiore e la sua personalità impunita. Per compensare l'aspetto inquietante di Bart Simpson, vi mostreremo in successione due bellezze del mondo Disney che vi prepareranno al nostro gran finale. Stiamo parlando di due vecchie principesse. Volete indovinare quali? Numero 4. Belle. Vecchia è una parola grossa, perché la nostra Belle rimarrà per sempre immortale nei cuori di molte bambine. Giovane donna intelligente, premurosa, curiosa e coraggiosa. È bella sia fuori che dentro, e il suo nome lo conferma. Che altro potreste desiderare in una principessa? Per conquistarla, però, dovreste sconfiggere la bestia in un duello, quindi vi consigliamo di accontentarvi di queste meravigliose illustrazioni che le porgono omaggio. Ritroviamo il nostro artista finlandese preferito, Jyrka Vatainen, che è riuscito a catturare perfettamente l'innocenza e la bellezza naturale della ragazza più originale del villaggio. Il vestito rispecchia esattamente quello che Belle indossa nel cartone animato, proprio come la sua acconciatura semplice ma sofisticata. La disegnatrice Fernanda Suarez ci propone invece una versione di Belle più moderna e approcciabile. Sebbene venga dipinta come un topo di biblioteca, il suo look contemporaneo la trasforma nella classica ragazza intelligente e tenebrosa che tutte vorrebbero essere. La pettinatura e il trucco sono diversi e più appropriati ai nostri tempi, ma è la giacca di jeans con la rosa rossa il vero tocco di classe di questo disegno. E voi quale Belle preferite? Numero 3. Ariel. Ariel è l'ultima principessa Disney che vi proponiamo in questo elenco. Il classico pesce fuor d'acqua che tutti vorrebbero incontrare una volta nella vita. La principessina del mare dai capelli rosso fuoco mantiene la sua coda da sirena nelle illustrazioni che stiamo per proporvi, ma acquisisce dei tratti umani deliziosi che conquisteranno i vostri cuori. Questo disegno è stato realizzato da Tatiana Romanov, un artista di cui non si conosce molto se non la sua incredibile accuratezza nel rendere i dettagli. Ariel diventa quasi una ragazza vera in questa immagine che la ritrae col viso tempestato di lentiggini, le guance arrossate tipiche di un adolescente, le labbra carnose e i meravigliosi capelli ondulati che le cascano sulle spalle. Ma non possiamo ignorare l'ennesimo tributo di Jyrka Vatainen, che anche stavolta propone due versioni della stessa principessa. Anche nelle sue illustrazioni, Ariel appare come una ragazza bellissima dallo sguardo curioso. Qual è la vostra eroina Disney preferita? Ditecelo nei commenti! Numero 2. Marge Simpson. Non tutte le donne di cartoni possono assomigliare ad Ariel, e Marge Simpson ne sa qualcosa. Non sarà la madre modello di Springfield, ma fa sempre del suo meglio per rendere felici i suoi bambini, e non possiamo fare altro che apprezzarla per la sua umanità. Il disegnatore dei cartoni animati José Indiba ha realizzato in suo onore questa illustrazione in 3D, nella quale si riconosce facilmente grazie ai suoi capelli blu, l'immancabile collana di perle e il vestito verde. La seconda versione di Marge che vi mostriamo nasce dalla penna di Miguel Vázquez, che ormai conosciamo per il suo tratto realistico. È una rappresentazione convincente dell'aspetto che la signora Simpson avrebbe nella vita reale, ma questo non significa che sia graziosa o affascinante. Nonostante il suo sguardo dolce, ha degli occhi che sembrano pronti a saltare fuori dalle orbite, e due labbra enormi che potrebbero facilmente ingurgitarci. Vázquez è famoso anche per le sue versioni maligne dei personaggi che disegna. A differenza di Bart, non riusciremmo mai a immaginare Marge con questa espressione crudele sul viso. E in tutta onestà non vogliamo nemmeno provarci. Numero 1. Homer Simpson. Molti artisti hanno provato a realizzare una versione 3D di Homer Simpson, la persona più famosa di Springfield, e quasi tutte le illustrazioni lo ritraggono con una ciambella tra le mani. Sarà un messaggio subliminale? Questa prima immagine di Homer su sfondo giallo guarda lo spettatore dritto in faccia, con quei due occhi sporgenti che minacciano di spiccare il volo da un momento all'altro e sembrano delle palle da biliardo lucide. Le altre caratteristiche del volto, ovvero il naso lungo, le orecchie minute e la bocca larga che finisce sul mento, aggiungono una certa inquietudine al risultato finale.
Alcuni sostengono che questo Homer abbia una discreta somiglianza con l'attore Bruce Willis, di cui potrebbe indubbiamente interpretare il fratello brutto e cattivo in qualche film che non vorremmo mai vedere al cinema. In questa seconda immagine ritroviamo Homer con la sua amata ciambella. L'illustrazione appartiene a Hossein Diba, che è riuscito inspiegabilmente a rendere questo Homer piuttosto realistico. Ottenere un ritratto accattivante dal punto di vista estetico sarebbe stato impossibile, perché il padre più conosciuto di Springfield non si distingue certo per la sua bellezza. L'ultima versione che vi mostriamo porta la firma di Miguel Vasquez e, secondo noi, si classifica a pieno titolo come la più agghiacciante di tutte. Tornano gli occhi lucidi e sporgenti, stavolta con due pupille ancora più grandi, e la bocca enorme che occupa metà del viso. Speriamo di non avervi turbato troppo con questa illustrazione 3D e che Homer Simpson non torni a visitarvi in sogno stanotte. Quale di questi personaggi dei cartoni animati vi hanno stupito di più nelle loro versioni realistiche? Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.